Eccoci nello spazio con le poltroncine riservato alle interviste del Crime Room, Crime Room TV, facebook.com/Crime Room TV, è giusto che ve lo dica, il nostro link sul quale ci potete naturalmente raggiungere e vedere tutte le novità che riguardano questo speciale, particolare evento 2013 che si tiene qui nel Salento in Italia per la prima volta, un audio video scintillante. E abbiamo qui con noi, io sono Mr. Big Things from Tetrix, abbiamo qui con noi niente poco di meno che l'ideatrice e una delle menti del Crime Room, Ilaria from Naida Lab. Vi ricordo anche, e subito le chiediamo, cosa ti aspetti questa sera dal Crime Room prima tappa 2013? Il Crime Room nasce praticamente sulla base di un progetto innovativo, perché dopo tanti anni insomma di esperienza in questo settore legato alla musica, quando parlo di musica parlo di impegno e passione continuativa, sono un sacco di anni insomma operando sia tra il nord e il sud, che cerco di promuovere gli artisti sia internazionali innovativi che locali e nazionali. Il Crime Room nasce dall'idea di portare nel Salento finalmente qualcosa di nuovo, perché insomma in questo è un periodo un po' particolare per la club culture, quindi la gente è molto annoiata e molti artisti sono famosi soprattutto nel nord, nel Salento magari hanno una risonanza minore. Oggi uno degli ospiti insomma di questa prima puntata ho scelto Okiru, perché Okiru ritengo che sia insomma uno degli artisti che rappresenta il Salento come avanguardia musicale. Io e lui ho visto sempre questa Techno Detroit, questa Techno Chicago di cui io sono un'appassionata. Il mio profilo musicale è quello, cioè io seguo prevalentemente la Techno Elettronica, e in Okiru ho visto questo personaggio che rappresenta per me un po' il piccolo Derrick May, in quanto diciamo i miei studi nascono proprio sulla base di Jeff Mills, Robert Hood e Derrick May. Ricordiamo che avremo naturalmente come nell'intervista, nello spazio VIP tra virgolette, nello spazio intervista del Crime Room, avremo Luigi Zappa per l'appunto e Mr. Okiru, che saranno con noi tra pochissimo per la loro intervista per l'appunto. Ricordiamo anche che Ilaria con come Naida Lab di eventi ne ha fatti, che ne ha anche fatti troppi, soprattutto per lo sviluppo della musica elettronica in questa terra. Accenniamo giusto qualche grosso evento che tu hai voluto promuovere, qualche grosso ospite che tu hai portato qui. Anche l'anno scorso ho ideato questo nuovo festival che si chiama Crime Fest, il Crime Room non si chiama così scelto a caso, ma viene comunque seguito un filone musicale, quello del Crime Fest. Il Crime Fest parte proprio dal presupposto un ritorno all'autenticità della musica, musica intesa come innovazione. Infatti uno degli ospiti del Crime Fest l'anno scorso è stato Regis Jeff Mills al Casablanca. Prima del Crime Fest ci sono state un sacco di collaborazioni con club comunque in Puglia, a Bologna e in altri club d'Italia. Ho partecipato, sono stata direzione organizzativa di altri festival, tra cui c'è Seth Troxler, è stato uno dei primi artisti che ho portato nel Salento, Ryan Crosson è stato uno dei primi artisti che ho portato nel Salento, e tanti altri insomma personaggi. Quindi grossi nomi della musica elettronica. Sì. Abbiamo con noi, per caso, diciamo così, un altro ospite, colui che ci ospita in questo caso e che vogliamo qui con noi. Abbiamo con noi Stefano. Stefano è importante perché comunque anche Ilaria ce lo dirà. Sono importanti loro, no? No, è importante Stefano perché ci ha dato, naturalmente, correggimi se sbaglio Ilaria, la possibilità di ospitare questa prima tappa del Crime Room 2013, anche perché questi ragazzi, diciamolo pure, vi fate il mazzo, lavorate sì, tanto, ma siete con la mente molto molto aperta per la musica e le nuove tendenze. Raccontami un po' come la pensi. Come la penso? A parte tutto che ho piacere di ospitarvi in questa struttura. Grazie. Che abbiamo creato con le nostre mani, questo ci tengo a precisare. Poi un'altra cosa è il nostro slogan, che è ricerca, stile e passione. In questo caso ricerca, stile e passione si può tramutare in ricerca, musica e passione, tra cui Ilaria.
Tetrix. Quindi tutto quello che ricerca, musica, stile e passione, stasera si unisce. Appa. Con molto orgoglio siamo qui a passare questa bellissima serata, soprattutto è una prima che è riuscita non bene, sicuramente riuscirà benissimo perché ci sono tutte le attenuanti per... Io vedo la cosa che tengo a precisare è che il Crime Room nasce per promuovere soprattutto la musica italiana, quindi questo è un messaggio che voglio dare a tutti gli utenti, spettatori, a tutti gli artisti. Il Crime Room mira alla promozione degli artisti locali, nazionali e degli showcase di etichette, perché comunque le label in Italia aumentano sempre di più, ci sono tanti talenti, io ricevo sempre delle mail con produzioni di artisti, quindi vuol dire che il Salento c'è, l'Italia c'è e la musica c'è. Io mi auguro che tanti gestori di club, tante comunque persone addette al settore possano attraverso questo streaming, questa TV, questa scatola magica trovare in questi artisti che ospiterò una opzione di più lavorativa, perché veramente meritano comunque l'Italia, il Salento merita comunque l'attenzione di molti. Il Salento, come diceva prima la nostra amica Ilaria, è fatto di persone che hanno Palle. Fare una collezione che viene venduta in tutto il mondo, quindi partiamo dal Salento per poter vendere un prodotto che nasce dall'Italia o comunque dal profondo Salento per poter espanderci in tutto il mondo. Quindi ritornando al discorso di Ilaria, il Salento o l'Italia intera per noi è qualcosa di, chiamiamolo avanti, secondo me. Ci cercano, non capisco perché il Salento, tra virgolette, debba essere l'ultima ruota del carro. Secondo me, il Salento ha tutti i presupposti, è ricca di tanti talenti e di tante persone con competenze. La gente dovrebbe un attimo allargare la sua mentalità e dare più spazio alle competenze, alle esperienze professionali, perché la musica comunque è un'arte, non è una moda. Io sono una persona che ha sempre seguito questo principio. Io se seguo un artista lo seguo perché lo conosco bene e conosco di che cosa stiamo parlando musicalmente. Il fatto che venga seguito solo per moda non va bene. Quindi sarà pure un crimine quello di iniziare questa avventura nel Salento, però noi siamo orgogliosi di poterlo portare nel Salento a Lecce. Questo comunque dopo tanta ricerca che entrambi abbiamo fatto. Non li fermo più. Prego Lara, vai, continua. Un evento speciale comunque lo faccio a Stefano, Riccardo, perché questo partnership con Now, con Voi Jeans non nasce per caso. Però ragazzi, ricordiamoci che il marketing è musica, il marketing è comunicazione, il marketing è passione, e se non c'è un'esperienza professionale di base possiamo esprimere quello che volete, ma i talenti non verranno mai a galla. Siamo tutti d'accordo che la collaborazione è la prima cosa importante, nessuna invidia, tanta collaborazione. Ringrazio Ilaria, ringrazio Stefano che mi poggia la mano qui e ci vediamo alla prossima puntata, prossima tappa del Crime Room TV, da scoprire, ve lo faremo sapere. Non annunciamo Facebook, i prossimi ospiti, non annunciamo niente. E nella location, ricordatevi di mandare mail. facebook.com/crime Facebook Crime Room TV, da Mr. Big Things, Stefano, Ilaria, Naidalab, è tutto. Much.